controllo effettuato su furgoni che trasportano merci, quindi da questo controllo sono emersi dei veicoli che sono risultati rubati, da lì è partita tutta l'operazione. Abbiamo sequestrato diversi motori, siamo risaliti a 8 veicoli, 8 motoveicoli provento di furto, e abbiamo sequestrato l'officina e abbiamo effettuato le perquisizioni. Abbiamo trovato più di 2000 annunci su internet, su alcuni siti specifici dove venivano proposti questi pezzi di ricambio a prezzi molto concorrenziali rispetto a quelli delle case madri.